un po' come dire, la stura per parlare un po' anche di cose recentissime. Io oggi ho fatto sull'inchiesta un articolo in cui mi sono un po' azzardato, diciamo, a paragonare quello che succede oggi in Italia meridionale, no? Con questa esplosione dei 5 Stelle, a quello che successe al tempo di Bassanieri. Cioè, Bassanieri nella prima metà del Settecento, nel 1947, ci fu una grande rivolta a Napoli, e poi spiego perché mi riferisco a questo. Ci fu una rivolta a Napoli popolare, una rivolta violentissima, che contro le cappelle, contro il malgoverno dei vicini spagnoli, e il popolo insorse e scelse come suo simbolo Tommaso Aniello d'Amalfi, detto Masaniello. Masaniello viene eletto capo, viene praticamente messo a capo di questo movimento di protesta. 10 giorni dopo viene ammazzato. Sapete da chi? Dalla stessa paese che aveva il Danzano. Allora, il giorno dopo la plebe si pente, riprende, recupera il corpo di Masaniello, lo veste tutto brutto e gli tribuna un funerale solenne come quello che si faceva ai capi di Stato. Che voglio dire questo? Noi siamo parte integrante della nostra terra, quindi l'altra terra di lavoro, che ricordava Maurizio Federico prima, è stata sempre parte integrante del Regno d'Italia, del Regno di Napoli prima e del Regno di Due Sicilie dopo. Era il nord del sud, come vogliamo dire noi, era la parte settentrionale, la parte più settentrionale del Regno d'Italia. Il confine era del diavolo al fiume Nilo, in giù cominciava lo Stato Papa. Quindi Frosinone era la delegazione apostolica dello Stato Pontificio. Purtroppo, e lo dico con rammarico, l'Italia meridionale, di cui noi studiamo, cerchiamo di studiare i fenomeni, i movimenti, la storia, è stata sempre caratterizzata da un amore, come dire, irrefrenabile nei confronti dei fenomeni, di qualunque essa la natura. Io non voglio fare l'elenco che facciamo prima con Maurizio, ma vi ricordate la Democrazia Cristiana? Percentuali bulgare aveva al sud. Ma vi ricordate ancora Lauro, l'epopea di Lauro a Napoli? Cioè, è un popolo che si innamora, ama innamorarsi, come dire, non di qualcuno che lo prende in giro, ma di una speranza. Cioè, quando le cose vanno male, allora che cosa succede? Io spero che ci sia il demiurgo che scende dal cielo e mi viene un po' a. È la stessa cosa successa con Basaglieri, è la stessa cosa successa con la Carboneria. Perché voglio dire questo, la carboneria è stato un fenomeno. Non è che si può dire che Rocca Secca, che Ponte Corvo, che lo Stato Papalino fossero impregnati di carboneria. La setta diventare, essere iscritto ad una setta carbonara era come qualche tempo fa, e ancora oggi viviamo iscritti alla massoneria. Cioè diventava una moda. Io sono matematicamente convinto, e lo scrivo anche nel testo, che sia Benedetto Badalamenti che Raffaele Giordani non sapevano quello che rischiavano, quello a cui andavano incontro, perché per loro era quasi una moda, diciamo così, era queste idee che provenivano dalla rivoluzione francese, questa destabilizzazione dei tiranni, dei e quant'altro. Quindi diciamo che era una sorta di consorteria che in alcuni casi è sfruttata nei risvolti culturali. Ma politicamente è stata sempre molto molto frammentaria. Quindi non è che il territorio fosse permeato della carboneria, era la carboneria che aveva attecchito in alcune zone del regno, ma in quasi tutti i regni d'Italia, ma perché era stata favorita in primis dagli stessi regnanti borbonici. Quando poi viene la rivoluzione francese e ci si accorge che la carboneria, che prima la massoneria e poi la carboneria potevano essere diventate destabilizzanti per il regime monarchico, allora gli stessi regnanti prendono le distanze. Ma ormai, diciamo, il guaio era stato fatto, se così possiamo chiamare. E quindi per un decennio, ma anche prima del 1820, dal 1815, dopo la restaurazione, caduto Murat, dopo la restaurazione del congresso di Vienna, assistiamo a questi tentativi carbonari di prendere in certo modo il potere, no? Di prendere, di attecchire nel territorio, ma che non ci si riuscirà mai, non riusciranno mai ad avere, a cogliere qualche risultato concreto.
Per cui io la vedo un po' come una delle tante mode che permeava un po' il Regno d'Italia, c'era questo odio nei confronti almeno di una parte, di una fetta della popolazione, nei confronti dei Borboni, perché erano considerati dei tiranni, erano considerati degli affamatori del popolo, quando poi alla fine avevano sempre il consenso popolare, perché un'altra cosa da sfatare. La carboneria non è stato mai un movimento di massa, non è stato mai un movimento di popolo, è stato un movimento di elite. Se voi considerate tutti gli indagati, che sono più di 50, la nuova riforma di Francia, i cosiddetti imbracciati, i contadini, erano pochissimi. E quelli che ci stavano erano perché erano a servizio del possidente loro. Quindi dire che la parte estrema, l'alta terra di lavoro, il Regno di Napoli era tutta carbonara, sì, possiamo anche dirlo, però alla fine io credo che sia stata più una cosa di etichetta che non concreta, insomma, che poi non ha portato, anche come in altri posti d'Italia, dell'Italia meridionale, nessuna conseguenza di ordine pratico.